presente a questa udienza, qual è un po' la, il suo punto di vista, la sua prospettiva? C'è abbastanza ottimismo tutto sommato? Noi abbiamo lavorato perché Riviera Acqua rimanga. Ho notato che anche i giudici sono andati in quell'ordine lì. Noi abbiamo portato tutte le memorie e assieme alle memorie ci sono anche i lavori fatti dal commissario Checucci, che ha cambiato il volto di quello che era prima il sistema idrico ad Imperia. È entrata Ama, Tamaia, Secom, è ancora arrivata ieri, insomma non ci sono più problemi se non un piccolo problema di bordighera. Noi stiamo lavorando così e spero che nessuno gli venga in mente di fare qualche strappo, perché non è il momento, visto che siamo alla fine del tunnel e il sole sta arrivando. Devo dire che, e lo dico un po' con orgoglio, sono appena stato nominato e credo di aver portato oggi fortuna a questa società. Di solito non me la porto per me, ma per i creditori e per quello che è la società Riviera Acqua, credo di aver portato un po' di fortuna.